Bene ragazzi, la domanda di questo video è: ma noi sappiamo risolvere, sapendo la tabella delle integrali, questo integrale indefinito? Cioè sappiamo quella funzione che se tu la derivi crea x per e alla x? Allora, utilizzando le tabelle, no. Se fosse così, sì. Perché? Sarebbe un LF. Un LF per LF primo, mancherebbe un 2, no? Bilanciare, siamo a posto. Ma se tu sei messo così, 1 non è x, cioè non è l'F primo ovviamente di x. Quindi non si può fare in questo modo. E allora la soluzione è fare l'integrazione per parti. Allora, quando è che si fa l'integrazione per parti in modo molto semplice? Adesso cerco di dirvi il minimo della teoria, tanto per saperlo fare, ma l'idea è che l'integrazione per parti si fa quando si ha un prodotto tra due funzioni che sono incompatibili, cioè una non è l'f' dell'altra, ok? Proprio si fa in questo caso qui. Sappiamo tra l'altro che il prodotto non viene spezzato dall'integrale, no? È una bestemmia dire che questa cosa è l'integrale di x per l'integrale di a alla x, non lo scrivo neanche. Perché mi vergogno, ok? Quindi, mentre il più e il meno si possono spezzare, il per no. Ecco, quando abbiamo un prodotto tra due cose incompatibili, l'idea è di farlo per parti. E tutto deriva da un'idea che aveva avuto, se non ricordo, Gianluca, perché l'integrazione per parti deriva dalla proprietà della derivata del prodotto. Ragazzi, voi vi ricordate cosa dice la derivata del prodotto? Eh? Se faccio la derivata di f per g. Bene. Allora, sembrerà strano, ma l'integrazione per parti dice così. Allora, immaginate di quanto vale quindi f' g? Spostate le cose di là. Bravo, meno f' giusto? Ok. Allora, voi non ci crederete, ma l'integrazione per parti è scritta qua. Poi io mi sono creato un metodino bello, infantile, però bello per capire come si fa, perché altrimenti se uno studia l'integrazione per parti si ammazza. Comunque, ragazzi, adesso cosa devo fare io? Semplicemente l'idea è questa. Questo è un passaggino mezzo mafioso, ma tanto per capire cosa voglio fare. Se adesso voi mi dite sapete che siete quasi in grado di dirmi il risultato? Di come si fa l'integrazione per parti? Poi usiamo i colori. Allora, qui ho l'integrale di f' g, ok? L'idea, cioè, era di moltiplicare per dx ovunque, così da crearmi il mio integrale. Ovviamente l'apostrofo qui è fuori dal dx. E questa è una giocata perché guardate cosa ottengo. Vedete, l'integrale della derivata sono due funzioni tra di loro, è come l'esponenziale e il logaritmo. L'integrale della derivata, no, è se stesso, praticamente. Quindi l'integrale della derivata di f per g è f per g, meno l'integrale di fg primo. Allora, non so se qualcuno ha capito questa giocata, perché il prodotto tra le due funzioni incompatibili è questo, ok? Noi non sappiamo risolvere questa cosa qua. Abbiamo il prodotto integrale di un prodotto tra due cose incompatibili. Allora l'idea qual è? L'idea è che forse noi questo integrale non sappiamo farlo, ma forse sappiamo fare questo. Spostiamo il problema, solo che dobbiamo capire, no, non sapendo risolvere il primo membro, come risolvere il secondo. Quindi, intanto, fare l'integrazione per parti significa che devi andare, non sapendo fare la quadra nera, devi saper fare la graffa rossa, cioè non è che
un integrale va fatto, ma un integrale diverso. Mi sapete, vedete il legame che c'è tra quello della quadra nera che non si sa fare e quello della quadra rossa che si sa fare? Vedete che f' è diventato f. Quindi l'idea è che io ho una quantità dentro questa moltiplicazione, la devo integrare. Vi ricordo che quando si sale, si integra, si sale perché tipo x alla seconda se lo integri fa un x alla terza diviso 3 e x alla seconda se lo derivi fa x alla 1. Quindi è proprio, immaginate i gradi che salgono integrando e i gradi che scendono derivando. E g invece cosa devo fare? Vedete che devo derivarlo, quindi deve scendere giù per ottenere g'. Allora, nei libri, prof, lasciate stare tutti. Creano una struttura e non si capisce mai come si fa. Allora io mi sono inventato un modo per dirlo. Allora, l'idea qual è, ragazzi? Quindi che se voi avete un prodotto tra due cose, una cosa dovete integrarla e una cosa dovete derivarla. Chi delle due va integrata e derivata deriva dalla vostra intelligenza. Faremo alla fine di questo video questo esercizio per capire chi va integrata tra x e alla x chi va derivata, no? Perché una va su e una va giù, bisogna capire chi. Ok? E qual è, ragazzi, il risultato? Una volta che voi siete saliti con f' e scesi con g, cos'è f per g? Guarda un attimo la struttura che c'è a sinistra. Detto molto facilmente, è l'integrazione di f'. Però ho detto molto semplicemente, ragazzi, sono le cose in alto. Cioè, chi è più in alto tra f' ed f? Proprio come altezza. F. Chi è più in alto tra g' e g? G. Quindi queste cose, sarà molto utile dire che queste cose sono semplicemente le cose in alto. Perché non vi dico come lo spiegano da altre parti. E che cos'è fg'? Come si fa ad ottenere f e g'? Cos'è? Questa cosa qua è l'integrale delle. Vediamo se lo vedete come lo vedo io. No, non sono le cose in basso, perché f' sarebbe più in basso, ma là c'è f. Da cosa vengono raggiunte f e g'? Dalle frecce, no? F viene raggiunto dalle frecce e g' viene raggiunto dalle frecce, cioè l'integrale delle frecce usate. Questo è un metodo che ho inventato io, però adesso poi quando ne facciamo un esercizio direte: ah sì, facile. Ok? Quindi l'idea è che voi non sapete fare un'integrale, una la derivate, una la integrate, una la derivate, e viene. Ricordatevi, ragazzi, proprio come filastrocca, le cose in alto meno l'integrale delle freccine usate. È finita. Sapete fare tutte le integrali per parte. Facciamo un esempio, tanto per capirci. X per la x. Non chiedetevi chi è f', g, bi, bom, bi, bam, chiedetevi chi. Qua, diciamo, questo sarebbe una sorta di quadra nera, ok? Ditemi chi è meglio integrare, chi è meglio derivare, per creare un'integrale più facile. Ovviamente, e alla x è democratico, che tu lo integri o lo derivi, viene tanto uguale, quindi lui dice no, x fai te quello che devi fare. X, se tu la integri, vai a generare un'integrale con un x alla seconda, che è peggio che andare di notte, non sai neanche fare x alla 1. Quindi l'idea che cos'è? Che x la derivi e alla x lo integri. Okay? Quindi bisogna sapere derivare la x, che fa 1, e bisogna sapere integrare e alla x, che tanto lui è facile, no? Qui non si mette ovviamente il più c, i più c si mettono alla fine di tutto. Ora, ragazzi, ricordatevi, le cose in alto meno l'integrale delle freccine usate. Provate a dirmi? Chi sono le cose in alto? Allora, chi c'è più in alto tra 1 e x? X. Chi c'è più in alto? Vabbè, qui sono uguali, però tra e alla x ed e alla x. Quindi scrivo x per
sapere alla x. Qui non c'è l'integrale, vi ricordo, le cose in alto meno l'integrale delle freccine usate. E adesso quindi cosa viene? Meno l'integrale delle freccine usate. Usiamo le frecce. X diventa 1. Usiamo le frecce di qua e alla x prende l'ascensore e diventa e alla x. Vedete come un'integrale difficile, integrale di x per e alla x, è diventato parente di questo qua che è immensamente più facile, perché adesso questo, ragazzi, perché è facile? Perché è l'integrale di e alla x, che in realtà l'abbiamo già fatto, ragazzi, eh? Cioè, l'integrale di e alla x, abbiamo già detto che è questo qui, ma è questo qui perché 1 è l'f' della nostra funzione. Quindi bisogna intanto sapere fare le integrali semplici con la tabella, ok? L'integrale di e alla x è e alla x, quindi cosa viene? Riscrivo le cose in alto, risolvo l'integrale delle cose usate, più c. Okay. Poi posso, se volete, se voglio, raccogliere, e ho trovato, ok? Ma adesso lo facciamo come prova, perché è importante questo video. Facciamo come si fa, ragazzi, a capire che è giusta questa cosa qua? Che questa è la primitiva. La deriviamo. Allora, proviamo a derivarla e voglio ottenere x per la x, perché è stato tutto il mio giochino far così. Allora, se la deriviamo, derivata del prodotto, no? Quindi cosa viene? Proviamo a derivarla. Si fa derivata del primo, che tanto è e alla x, per il secondo non toccato, più il primo non derivato. Ragazzi, qual è la derivata di x meno 1? 1. Quindi, vediamo se è una magia. Ad è x per e alla x meno e alla x più e alla x. Meno e alla x e più e alla x si semplificano. E giustamente abbiamo la nostra funzione integranda, x per e alla x. Vedete? Quindi, se volete come prova, anche se fate per parti, se fate la controprova, dovrebbe sempre venire. Ricordate le cose che rimangono in alto meno l'integrale delle freccine usate. E l'integrazione per parti la sapete fare tutti.